Gin and Zonier e bentornati sul canale dei Dementis. Qui con me c'è sempre il mio collega King Nick, Salve. di cui registreremo anche la sua battaglia contro Miss Lottie. Suppongo che salite queste scale ce la troveremo davanti, più o meno. Prima abbiamo una battaglia con un Temtem selvatico. Dopo questa battaglia, continuiamo ad andare avanti. Qui magari c'è uno scrigno, no. C'è un'altra battaglia con un Temtem selvatico. Vabbè, finché sono i ganchi mi va bene, sono praticamente esperienza gratis. Perché li fai fuori bene con Crystal. Esatto. Lightning li sta shottando tutti uno dopo quell'altro. Giustamente. Oh, ecco Lady Lottie, che sembra che abbia 55 anni. Ok, sta nominando un poeta. E loro non stanno trovando niente. Lei è diventata brutta. Più di prima. Ehi, chi è quello? Il Salvatore. Ah, prima devo affrontare loro due. Oh, mamma. Da laggiù, Sì, da laggiù, me li hanno li hanno appunto. tirati e poi loro intanto stanno continuando a cercare. Ok, un ganchi al Oddio, 16 e sparsi al 17. a me mi faranno molto male Anche a me probabilmente. faranno molto male, soprattutto a No, ma con Lost. sì, ma con Lightning dovresti farli fuori Quindi, facilmente sì, però entrambi. intanto tolgo Lost e metto Coda, proprio come scudo di carne. E non ho shottato Ganky, nonostante il vantaggio. Coda però ha Vabbè, retto tutti contro lui, incredibilmente. parina. Coda ha retto incredibilmente bene l'attacco di sparsi. Non Vediamo se male. riesce ad avvelenarlo anche. Però no, cerco di avvelenare Ganky che è quasi morto, quindi. Ah, no, forse non è super efficace però su sparsi, Crystal Dust. Ah no, ok, invece sì, non me lo dava per. Non so per quale motivo. Non mi dava il cerchio verde. Ok, ha diminuito la mia velocità. Però adesso hanno attaccato entrambi Lightning, quindi Coda avvelena Ganky e lo uccide. Perfetto. Questo primo scontro è andato decisamente meglio di quanto pensassi. Smettete di tirarmi contro i Parak, vi prego. Io non posso fargli del male, non troppo almeno. Mi hanno appena incristito su Eli. No, Su Ale. poverino. Ora è Doomed. Oh cavolo. Fratello Tunni muore. Ah, ecco. Ah, è doomed, è destinato alla Se. morte. No. Ok, io gli ho avvelenato Parak. E ha imparato Poverino. Urushiol Skoda. Bene, finalmente ha una mossa che fa danno. Hanno il mio incubo, l'evoluzione di Fomu, anche. Maledetti. A me mi stanno facendo molto male. Ok, io Un cambio po' Lightning tutti. invece e metto il mio Parak. Perché ora ne ha due volanti. Quindi mi conviene E di più allora li butti mettere su Parak, sì. Mi hanno tolto Windblow. quasi mezza vita in un turno, eh. Ah. A posto. Uccisi. Hai vinto? Sì. E Ma sei troppo veloce. Loali non è morto. È Grande. andata Coda bene. invece è appena morto Gli nella mancava mia un turno. battaglia. Se passava il turno moriva. Allora, mettiamo anche tu, Wai. Proviamo ad addormentargli il suo Parak. Sicuro avrà caffeinated, eh? Ne sono convinto al 150%. Invece ce l'ha. Infatti. Probabilmente è un'abilità comune di. Sì, no, Cioè, è la più comune delle il due, mio non però. ce l'ha però. Bastardo. Dovrei riuscire ad ucciderli con Shrill Voice e infatti ce l'ho fatta. Ottimo, sono morti anche loro. Questo Denizan non è come gli altri e neanche Sofia era così forte da battere. Ok, ci sei? Un altro plebeo che interferisce. Sì, ma sei tu la scavenger tra tutti. Contessa di Braeside e troppi altri nomi per leggerli. Non ti chiamerò tua signoria.
Non credo che perderò così velocemente, anche se i Oh, miei bellina Temtem questa sono cosa. messi abbastanza male. Cosa, la schermata di personalizzata? Quando parte. Sì, che ti fa vedere Sì, è bellino. molto, molto alla Smash. Sì, direi che Ovviamente al tuo incubo. al mio incubo, ovvio. Vediamo se riesco a farlo fuori in un turno. Ho paura Io di questo sono fissa. Hocus, dato che non l'ho mai incontrato finora. Sarà mentale sicuro. Cioè, probabilmente mentale, Opus. Però assomiglia. Ecco, l'host è morto. Oh, vai. Opus assomiglia molto a quel tizio che c'era sul ponte, come vestito. Ah, sì. Non so se magari c'entra qualcosa. Oddio, Ok, cosa fa? Tuwai è l'unico Oh. che ha abbastanza vita del mio team. Volevo provare a farlo senza usare oggetti in battaglia, ma No, tocca usarli, mi sa. si muore malissimo se non lo faccio. Quindi Balm Plus su Lightning. Questo Beta Burst di Hocus è clamorosamente potente. E Calabis non è morto! Ok, Shrill Voice. E Crystal Dust su Hocus che si è stancato, quindi adesso questo turno non farà niente. Ok, Crystal Dust era super efficace. A saperlo prima. E anche Calabis è morto. Ok, ora siamo praticamente due Temtem a tre. Gli altri miei sono abbastanza ridicoli. Loali e Pigapick. Ok, non sono la cosa più terribile del mondo. Però Tuwai non ha Però abbastanza mana. Quindi metteremo il mio Pigapick e il mio Loali. Che sono però di 5 livelli più bassi, quindi. Però almeno intanto Tuwai e Lightning si riposano. E magari qualche danno riesco anche a farglielo. Mi ha avvelenato il mio Loali. Però posso riuscire a sconfiggergli, secondo me, almeno il suo Loali. No, non è vero, non ce la farò mai. L'ho portato a poco più di metà vita con l'attacco di entrambi. E ora il mio Loali è caduto. Il mio Pigapick ancora no, però fa pochissimi danni con Nibble. Quindi mettiamo Lightning, lo proteggiamo con Bamboozle. E non è morto con un Crystal Dust. Ok, il suo Pigapick si è almeno stancato troppo adesso. quello. Scusa, ma Loali, vuol dire che ti rimangono tipo gli ultimi due suoi? Ok, Sì. Bashi l'avevi già buttato giù. Ah no, scusa, non l'ho. No, ancora no. Mi ha tirato Loali prima. Ok, ora ho battuto Loali, quindi Ti tirerà il butta l'ultimo. suo. Sì. Ho fatto morire il mio Pigapick per stanchezza. Così ho potuto mettere Tuwai praticamente gratis. E il suo Non me lo Banshee prendo. è al 15. Crystal Dust lo porto a ben meno di metà vita. Multiple Packs non è così forte come sembra, però. Perché non riesco mai a fare tanti danni. Shrill Voice, anche se. Ho meno mana di quello che mi serve, però posso reggerlo tranquillamente. Il suo Banshee è morto. E anche Pigapick. Perfetto. Prima boss Basta battle. avvelenarmi, basta. Prima boss battle superata. Sì, arrivo un attimo. Sì, va bene, va bene. Butto giù il Luali, ci sono. Ti ha mandato Percy? No, non so chi sia Percy. 499 soldi. Non male. Ok, un trucco di magia e ce ne andiamo e se ne va. E mi ha dato la chiave per Sofia. Perfetto. Apriamo i tre Avrà scrigni. usato la bomba. Sì, apriamo tre scrigni, 5 cent. Un talismano. Ah, che previene il Doomed che ti aveva inflitto prima. E Ah, più tempo. altri 5 cent, ok.
Andiamo Ok, a andiamo a salvare salvare. Sofia, che poi così ci aprirà il dojo, spero. Altri due scrigni. Due rivitalizzanti. E due Balm Plus. Perfetto, andiamo a salvare Sofia Perfetto. adesso. Ciao Sofia! Hai trovato la chiave? No, non è vero. L'ho aperta tirandogli un calcetto. Hanno fatto animazioni per tutto in questo gioco, ma non per aprire una porta con una chiave. Perché? Hai battuto quella stramba? Ok, hai potenziale. Devi tornare ad Arissola. Certo che vengo a vederti al dojo. Non sono pronto per training avanzato, sono pronto per sconfiggerti. Anche perché devo battere Max in questo. Oh, figo. Ho scoperto una cosa interessante. Puoi far reimparare le mosse che hanno perso senza dover andare da nessuno. Cioè, apro la squadra. Apri la squadra. Apro il tizio. Sì. C'è sulla parte destra Learn Techniques. Ah, mosse con... Ok, perfetto. E puoi scambiarle tranquillamente. Bello. Ah, ma buono. Cavo subito multiple packs perché veramente non riesco ad usarla bene. Multiple packs, sì, l'avevo messa anch'io, ma penso che gli rimetta. No, chiede troppa stamina e non sì, fa abbastanza. Niente. Questa cosa non è male. No, mi piace. È un po' troppo facilona, magari. Però è buono perché con questa cosa della stamina devi pensarci molto di più. Il curatore non si è accorto che non se ne sono andati ancora. Non avendo appunto i punti potenza, ma con la stamina devi pensarci molto di più a quali mosse prendere e quali mosse cavare. Quindi così secondo me è meglio. Sì, assolutamente. Ok, curiamoci. Però puoi gestire anche meglio. Sì, infatti. Curiamoci e torniamo in città. Quindi siamo tornati in città. Andiamo subito a ricurarci. E adesso siamo pronti per entrare nel dojo di Sofia. Ok, dojo master Sofia. Vediamo cosa c'è scritto sul cartello. Ok, mind the gap. Ok, dove comincio? Ok, andiamo. Perfetto, due candidati da sconfiggere adesso. Mi devo difendere? Sì, sono qui per questo. Un Saku e un Loali. E siete a livello? 18 e 19. Cosa gli danno da mangiare in questo dojo? E perché non ci sono andati loro a... salvare Sofia salvarla. Prima. Cioè i miei sono al 22 e al 19 e mi ha tolto 30 con un colpo. Si comincia già col piede sbagliato. Soprattutto quando quelli dell'avversario rimangono con un punto vita. Comunque ho testato una cosa, se puoi sia avvelenarlo che addormentarlo contemporaneamente. Ok, bello. Bello. Però l'avvelenamento gli toglie vita e quindi lo sveglia. E quindi lo sveglia, immaginavo. Però se lo addormenti e lo dummi, non so come dire... Sì, rimane forse addormentato. Funziona. È probabile. Sì, forse sì. E nel frattempo... Però non è nessuno che me lo fa. Nel frattempo Lightning è morta. Alla prima battaglia. Qui è tutto tipo acqua. E quello più pericoloso secondo me che ora ho incontrato. No, io il problema è che ho trovato due di tipo vento. Cioè io ne ho trovato uno di tipo acqua e scossa contemporaneamente. Insomma la mia tattica per... Non so come scappare da questo posto. Volevo tornarmene a curare. A curarsi, anch'io dopo... lo volevo fare dopo questa battaglia. Ma non potrò. Forse la bomba. Sì ho vinto. Ok, andiamo di qua. Ok, la smoke bomb funziona e ti riporta all'ultimo posto in cui ti sei curato. Oh, ok, uno che ha una battaglia singola. Un Saipat. A livello 24.
Oh, vai. Gli tiro due Feather Gatling, ma non credo proprio di tirarlo giù. Sai, Pat, gli faccio un terzo di vita. Forse meno. Anzi, molto meno. Ok, ha usato Rage. Meno male. A quanto pare tutti quelli che hanno un Psypath hanno l'impulso di usare Rabbia al secondo turno. Ok, è morto, però. Questo dojo mi fa paura. Sì, sono io. Ok, sono arrivati da Omninesia. Nesla hanno. È quello che dicevi te, scossa acqua? Sì. Ok, quindi ho molta paura. E insieme a il mio incubo. Ah, sì. È stato un po' dura buttarlo giù. Soprattutto per il fatto che avevo buttato Genki subito per buttare... per uccidere quell'altro. Solo che Nesla me l'ha ucciso. Quindi merda, mi ha quasi... anche... mi ha quasi shottato sia tu Y che Lost. Sì, che c'ha quel danno che fa il doppio colpo, che colpisce entrambi. Quindi mettiamo Pigepic e cerchiamo di guadagnare un turno per per dare un revive a Lightning. Mentre tu Y, che comunque ha 3 punti vita e basta, fa uno Shrill Voice e poi muore sicuramente. Vuoi vedere quanto gli fa però con Shrill Voice? Troppo poco. Pigepic è morto, posso riuscire a sconfiggere questi, ma dopo sicuramente devo tornare a curarmi. Whiplump ha usato Bora, ora Nesla muore e non credo che Whiplump possa farmi 39 danni a Lightning. Non ne ha fatti 39, ma 24 sì. Ok, ha sprecato un turno per fare tenerezza su Loali e l'ho shottato con Loali. Cioè, l'ho ucciso con Loali. Quello che si merita. Sì, decisamente. Perfetto, quindi direi che adesso Smoke Bomb. Anzi no, ancora la Temescence Vial. Via. Siamo qui per lottare e non balbettare. Giustamente. Un altro Nesla. Lost, vattene subito. Ha fatto solo 11 danni a coda. Nesla. Hanno attaccato tutti e due coda, tra l'altro. Poverino. Cosa vi ha fatto di male? Hanno anche un 2Y. Saku comunque fa malissimo. Perché? Con lo stesso attacco di 2Y gli ha tolto tipo 3 volte tanto. Ok, coda è morto, ma ha fatto alla grande il suo dovere. Vediamo di uccidergli il suo 2Y, perché Saku perde il turno. Non è morto. Ah, devo subire un altro attacco. Ora sono solo due e ovviamente al mio incubo. Vabbè. Con 2Y e Lost non mi fa paura. Bene, anche questi due li abbiamo sconfitti. Devo ammettere, me l'aspettavo molto più semplice questa palestra, questo dojo. Qui per niente, qui questo non è un dojo, è un fight club. Sì, infatti è una tortura. Due scrigni. Ah, e uno che non mi attacca. Oh, ho sconfitto tutti e ho trovato quindi il percorso giusto, a quanto pare. C'erano anche altri percorsi e non li ho presi. Tu dove sei? Io? Sì. Non lo so, sto combattendo contro Nesla e Seku. Saku. E hanno 4 Temtem? Sì, esatto. Ok, allora sono quelli che ho affrontato io prima. Solo che ho ancora due prima di arrivare a Sofia. No? Ah, sì, ok. Ah, il lieutenant di Sofia. Perfetto. Affrontiamo questi e poi ci vediamo per il prossimo episodio con la sfida contro Sofia. 5 Temtem hanno. Ok, non è detto che la vinciamo allora. Posso rischiare di cercare di addormentare di nuovo un Parak e anche stavolta magari non lo posso fare. Quindi usiamo il turno di Lost per curare Lightning di nuovo e uccidiamo Banshee. Vediamo Parak cosa fa. Windburst di nuovo su Lightning. Maledizione. Skunch. Ok, devo togliere Lightning assolutamente adesso. Addormentiamo Skunch con Lost. E mettiamo 2Y.
Parak si è stancato, ottimo. E mi avrebbero assolutamente massacrato Lightning se l'avessi tenuta in campo. Ok, Skunch sono riuscito ad addormentarlo, ma per un turno solo. E Tuwai deve assolutamente curarsi. Userò il suo turno per curarlo. Io lo riaddormento, Skunch. Però non so chi va per primo, se Parak o Lost. Perché se va prima Lost, dopo se uso Shrill Voice lo risveglio. Attacchiamo il suo Parak e usiamo Shrill Voice. Infatti andava prima Lost. Questi lo stanno veramente usando senza rispetto, Parak. È il secondo turno che lo fanno stancare. Quando uno non se lo merita, un Temtem bello. Skunch è morto. Parak deve abbandonare il turno adesso. È rimasto con un goccio di vita. Va bene però, va bene. No, il suo Parak ha usato ipnosi su Luali che è appena entrato in campo. Va bene. Ed è il terzo turno che lo fanno stancare e gli fanno prendere danno. Maledetti. Non si tratta così un Parak. Dolore. Anche il loro Ukama si è fatto male. Per la stanchezza. Quindi veramente li trattano malissimo questi Temtem. Li sfruttano veramente fino alla morte. E il loro ultimo Temtem ovviamente è Whiplamp. La palestra dell'incubo. Sì, decisamente. Ma per più motivi di quanti penseresti. È stata veramente terribile questa palestra. E ancora c'è da battere la capodogio. Dojo Master. Sì. Luali con un Roshol si sta rivelando incredibilmente utile. E Bora fa metà danni a Lost, quindi è una mossa di tipo vento. Pensavo fosse di ghiaccio, Sinceramente non lo come so. Bora di Pokémon. Ma non c'è il tipo ghiaccio, mi sa. No, c'è solo il tipo acqua, quindi l'hanno resa di vento apposta. Ok, Probabilmente se è evento ghiacciato. battuto anche Whiplamp. Ce l'abbiamo fatta. Sì, lo so che sono degno. Sofia mi sta aspettando. Quindi, chiudiamo qui l'episodio. Se volete continuare a seguirci, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima con la sfida con Sofia. Ciao! Ciao!